Bentornata Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d'Italia. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Tanto io lo so che più di tanto non mi potete dire, però avete sentore che Berlusconi prima di domenica possa sciogliere la riserva? Perché, come dire, blocca un po' le cose. Intanto sorrido alla sua premessa e siamo in pieno dibattito, come è evidente, no? E rispetto alla domanda, e come tutti sanno, era previsto un incontro di snodo per la giornata di ieri, il vertice del centrodestra, che non si è svolto, e la presidente Meloni ha chiaramente dichiarato che è necessario questo incontro, ed è necessario prima, entro settimana, cioè entro domenica, quindi prima dell'inizio delle operazioni di voto previste per lunedì. C'è anche una nota stampa che ho letto da parte di Forza Italia, sì, che dice che appunto Berlusconi scioglierà la riserva entro domenica, quindi ci affidiamo a questa dichiarazione. E anche perché evidentemente non si può non incontrarsi ai vertici, e non si può non stabilire prima di domenica intanto se appunto c'è la candidatura di Berlusconi insieme ai numeri, no? Perché ovviamente avete chiesto che poi siano contabilizzati questi numeri in qualche mi ha preceduta . E poi naturalmente la necessità di valutare insieme, e quando dico insieme ovviamente intendo tutto il centrodestra, e quali siano i numeri che appoggiano questa candidatura, e quindi se questa candidatura può essere, come dire, diciamo così, competitiva. Quindi è evidente che l'incontro ai vertici del centrodestra non è rinviabile, e che è un passaggio fondamentale. Poi ovviamente c'è una posizione nostra già enunciata dall'inizio, che non è modificata, che è quella mantenere e tenere compatto il centrodestra dall'inizio alla fine. Quindi qualunque sia la scelta, prima o seconda o terza, in questo momento non lo sappiamo, per noi il mantenere compatto il centrodestra è un valore rispetto al quale lo riteniamo prioritario. Ma la domanda, no? Nel senso, domenica non è troppo tardi per poi costruire, mettersi d'accordo a livello di coalizione, perché ovviamente poi come singolo, come singoli partiti è ovvio che già siate in piena attività, però io dico, avere domenica il sì di Berlusconi, dice sì, corro, ho i numeri, ve li presenta, vi dà tutte le rassicurazioni del caso, a quel punto buon. Ma se invece si arriva domenica che i numeri non li ha, e quindi dice mi ritiro, sciolgo la riserva e mi ritiro dalla corsa, i tempi ci sono per mettere in campo un'altra strategia sul nome? A me piace sempre essere sincera. Evidente, no, la domanda è precisa e merita chiarezza. È evidente che l'incontro che si doveva svolgere ieri era nei tempi più giusti e non si è svolto. Ogni minuto di ritardo è un minuto di ritardo che non semplifica le cose, ma le complica nello scenario. Questo è altrettanto evidente. Quando noi diciamo entro domenica, c'è da parte di Giorgia Meloni il forte desiderio che sia a ridosso di lunedì, ma che sia entro la settimana e possibilmente prima di domenica, per avere un margine di tempo. Detto questo, rispetto alla domanda, se poi domenica ci si riunisce e si scopre questo, certo, i tempi sono ridotti, però è anche vero che ci sono stati comunque incontri, interlocuzioni, e anche ci si è anche durante il vertice, no? I vertici che ci sono stati,
perché si è cominciato sempre a ipotizzare un piano B e C, e ci sono anche dei nomi in alternativa che non sono stati, come dire, esplicitati, perché evidentemente tutto è legato. Che sono qui i nomi veri, al, anche, no? Quando non si esplicitano, sono no, i nomi veri. Dico che il centrodestra ha altri nomi, qualora la candidatura di Berlusconi non dovesse diventare una realtà per scelta di Berlusconi, sì, o per una decisione, diciamo, presa dall'intero centrodestra insieme. Mm. Quindi non è che di fronte a questa ipotesi si ricomincia da zero, questo certo, no, perché in questi giorni si è lavorato a varie ipotesi e a varie prospettive, sempre nella lealtà e direi anche, insomma, comunque con questo patto, diciamo, di lealtà reciproca e di voto alla compattezza della coalizione. Però io, se ho capito bene, ho capito due cose. Uno, che non è detto che Berlusconi, se fa il passo indietro, abbia diritto di prelazione rispetto al fare il suo nome, no? Io non corro, ma corre X. L'altra questione è che rispetto all'ipotesi Draghi voi non ponete veti, quindi è un nome che potete anche valutare, però a quel punto il governo cade, si va alle urne. Ho capito bene o c'è qualcosa che mi sfugge? Che ho capito male? Allora, prima di rispondere voglio aggiungere questo, perché è un dato importante. Allora, in questa elezione del Presidente della Repubblica, che avviene, vabbè, in una fase, diciamo, come dire, purtroppo di emergenza sanitaria, ed è anche l'ultima volta che il numero dei grandi elettori è così ampio, perché sì, certo, come tutti siamo, poi interverrà la riforma costituzionale e il prossimo Parlamento sarà dimezzato nei suoi numeri. Però io aggiungo che il terzo elemento, diciamo, distintivo di questa elezione è che il centrodestra da solo non ha i numeri per eleggere un presidente, ma ha i numeri nella sua compattezza per essere determinante in questa elezione. Questo non, quindi, c'è dubbio, quando... come centrodestra, io mi riferivo proprio a chi propone del centrodestra, sì, il nome adesso, su cui adesso puntare. Ci arrivo. Prego. Perché non mi piace quello che sento da alcuni leader politici: il centrodestra non ha il diritto di prelazione. Nessuno ha il diritto di prelazione, ma in questa partita avremo anche il diritto di proporre un nome senza accettare dei diktat pregiudiziali. Ma certo, no, il centrodestra, ecco, i numeri li ha per essere, per, diciamo, perlomeno nella prima fase, poi bisogna vedere il risultato, certo, però gestirla nella proposta del nome. E questo comunque hai il diritto di indicare un nome. Sì, quando dico indicare un nome, non dico che debba essere necessariamente, stiamo sempre parlando qualora la ipotesi Berlusconi fosse superata, no? Non è detto che questo nome sia un nome di partito, può essere anche un'altra personalità, certo, però il centrodestra ha il diritto e anche il dovere di indicare una rosa di nomi o un nome che sia rappresentativo di un'area e di una storia, sì, non di una parte, ma sì, di un'area, sì, e sì, di una, sì, storia. Perché quando il centrosinistra ha, cioè sempre, indicato nomi di parte, andava bene. Se lo fa il centrodestra, no, 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 non ma, va ma bene. Questo appartiene alla storia, la questione. È un no, no, ma rispetto questo appartiene alla storia, alla domanda, ragione. Sì. Rispetto ai nomi, lei ha fatto anche, diciamo, nella domanda una seconda domanda alla quale io non mi sottraggo. Rispetto allo scenario della candidatura Draghi alla Quirinale, fin qui credo che tutti debbano riconoscere a Fratelli d'Italia che rispetto a questo nodo, che evidentemente è uno dei nodi di cui cioè, si parla, non c'è dubbio, più noi non abbiamo né favorito né ostacolato questa ipotesi di candidatura. Qualora questo scenario diventasse uno scenario reale, lo valuteremo e decideremo quale sarà la nostra posizione, che naturalmente in questo momento nessuno di noi, come dire, può anticipare, anche perché mi permetto di dire che prima di questo ci sono
per noi dei passaggi fondamentali che ancora non si sono affrontati e che vanno affrontati. Quindi non lo abbiamo né ostacolato né favorito, e però abbiamo anche sempre detto, come giustamente ricordava lei, che la candidatura di Berlusconi non significa poi, qualora lui facesse un passo indietro, un passo di lato, eccetera, non significa evidentemente imporre a tutto il centrodestra su un nome da lui indicato come certo, alternativo. Sicuramente se ne può discutere, ma senza imposizione, perché siamo una coalizione, diciamo, quindi insieme dobbiamo individuare eventuali alternative e insieme dobbiamo portarle avanti, sempre per quella compattezza che dicevo all'inizio, che è un valore che, al quale almeno Fratelli d'Italia tiene e lo ha dimostrato, credo, in tutte le situazioni. E poi c'è naturalmente il filo sotteso allo scenario, perché per Fratelli d'Italia... Un minuto, senatrice Rauti, prego. Sì, vado subito al dunque, per questo poi è un nodo importante. Ecco, noi riteniamo che dopo le elezioni del Presidente della Repubblica, chiunque esso sia, quindi non solo come meccanismo ineluttabile, se Draghi diventa Presidente, chiunque esso sia, noi riteniamo che si debba andare alle elezioni anticipate. Chiarissimo. Perché le geometrie presenti oggi in Parlamento non sono le geometrie presenti nel paese, stando alle ultime tornate elettorali che abbiamo, diciamo, attraversato ad oggi, e non è nei sondaggi. Questo è vero, nel senso che l'attuale Parlamento non rispecchia più, diciamo, la composizione, quantomeno, che fanno capire a livello di consenso le altre elezioni, i diversi sondaggi che ci sono stati. Dopodiché, insomma, niente vietra la legislatura nei fatti di poter proseguire. E anche per avere un governo, mi scusi, finalmente frutto delle indicazioni del voto popolare, cosa che in questa legislatura non è, e che da molto tempo non è più. L'ultimo presidente sarebbe indicato anche, da elezioni sarebbe anche, no, ma è vero, c'è anche la questione che avremmo un quarto governo nei 5 anni di legislatura. Comunque staremo a vedere. Grazie Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d'Italia.